Roberto Pea, presidente del Tennis Club Mestre. Allora, si è concluso oggi il singolare tutto italiano della 16ª Save Cup Venice Challenge. Un sogno che è diventato realtà. È difficile anche sapere per chi tifare oggettivamente. Sì, allora il pubblico tifava per Moroni, perché è partito dalle qualificazioni ed è stato veramente il beniamino di casa, soprattutto di raccatapalle. Quindi si è migliorato notevolmente e questo ha meritato questa coppa, che è una gran cosa, insomma. Io, vieni un attimo qua così, sono molto contento. Grazie mille. Hai fatto dei miglioramenti notevoli rispetto alla Tana. Grazie mille per tutto, guarda. Grazie, questa te la merita veramente. Grazie mille. Sì. Grazie mille. Ok, perfetto, libera, grazie. Grazie. Ciao. E tornando a noi, presidente, quando finisce un torneo è sempre tempo di bilanci. Com'è andata questa edizione per quanto riguarda il livello del torneo, l'organizzazione, insomma tutto l'insieme? Beh, noi eravamo un po' scettici all'inizio perché, ripeto, il ranking era abbastanza alto rispetto agli altri anni. Però abbiamo trovato durante il torneo dei giocatori molto interessanti, soprattutto italiani, e questo ci ha dato grande soddisfazione. Io penso che in Italia quest'anno non ci sia mai stata una finale, ripeto, tra due italiani, quindi ripeto, questa è una bellissima soddisfazione, ma soprattutto ho visto dei ragazzi che a mio giudizio arriveranno sicuramente tra i primi 100 in Italia. E il pubblico ha risposto molto numeroso a questa finale. Sì, non c'è mai stato così tanto pubblico, c'era anche gente, ripeto, sulle tribune, nella palazzina del tennis, quindi è stata una grossa soddisfazione. Dopo, ripeto, è venuto il vicepresidente della Federazione Italiana Tennis, il presidente del comitato regionale, è arrivato il sindaco Luigi Brugnaro, con il quale appunto è da tempo che stiamo parlando per cercare di migliorare la struttura. Quindi un presidente non può aver di più, anche perché ripeto, qui è una famiglia, cioè famiglia ma con grande professionalità. Pasquale Marotta, la Gianna Doz, Marco Carraro, ma tantissima gente che, ripeto, dedica il suo tempo e sono molto soddisfatto. È troppo presto pensare al futuro di questo torneo, intanto ci godiamo questa edizione appena conclusa? Sì, per me è troppo presto, anche perché abbiamo la squadra in Serie B che molto probabilmente la settimana prossima giocherà la partita decisiva per andare in Serie A2. Quindi guardiamo alla squadra femminile, guardiamo le nostre giovani promesse e dopo, fra un mesetto, riprenderemo a parlare del torneo, che sarà, se sarà, la 17ª edizione. Quindi, ripeto, è molto impegnativo. Non per me, ma ripeto, per tutto lo staff. E quindi, ripeto, bisogna innanzitutto che gli sponsor ci confermino. E per migliorare, ovviamente, a mio avviso, dobbiamo muovere altre sinergie con altri circoli del territorio. Perché per migliorare, cioè, è solo questa la possibilità, lavorare in sinergia con gli altri.